Gli spogliatoi già sono stati attenzionati, venerdì è stato fatto un sopralluogo per individuare la partenza dell'umidità per poter fare appunto gli interventi necessari e il ripristino, picconando e ripristinando appunto gli ammaloramenti legati all'umidità preesistente già da parecchi anni. Mentre per quel che riguarda la palestra, io l'ho trovata inibita. E desidero precisare che è la terza palestra della scuola perché loro hanno in attivo una palestra normale, l'aula fitness che io ho fatto ripristinare intervenendo con la riparazione dell'umidità e appunto la pitturazione.